Oggi, come vedete, comincia un periodo speciale, quello dell'anno dove noi ricordiamo la venuta di Gesù. Come ho detto nell'introduzione, non era il 25 di dicembre, non nevicava, e non sappiamo quando era, probabilmente era d'estate o di primavera, perché c'erano i pastori che dormivano all'aperto, ma non ci interessa. È stato scelto per convenzione, abbiamo detto più di una volta, ci sono dei motivi storici e anche di fede per cui è stato scelto quel giorno, ma l'importante è che Dio è venuto. La corona dell'Avvento che abbiamo ogni Natale in chiesa, ogni Avvento in chiesa, ci sta a ricordare come segno del fatto che è venuta la luce. Accendiamo oggi la prima candela, che è la candela della speranza. €2,50 spesi bene. Speranza, che bella parola, speranza, soprattutto in questo secondo anno di avvento che passiamo ancora sotto Covid. Speravamo che fosse soltanto un ricordo brutto, che fosse un ricordo del passato, invece ancora siamo qua. Avete già iniziato gli addobbi in chiesa? Gli addobbi in casa? Qui in chiesa li dobbiamo ancora fare. Li avete cominciati? Avete già fatto gli acquisti di Natale o avete pensato? Amazon in questo momento fa miliardi. Avete già il menù della vigilia di Natale in mente, quello che mangerete? Essendo anche questo un Natale di emergenza, di Covid, non saremo liberi di fare tutto quello che vorremmo fare. Oppure le faremo con accortezza, magari con un pochino di distanziamento, con le cose che sono necessarie, con le cose che sono essenziali. Come vostro pastore vorrei, in questo periodo che ci porta a Natale, da farvi concentrare sulle cose che sono realmente essenziali per il Natale. Essenziale, sappiamo tutti quanti che cosa vuol dire, vero? Una cosa essenziale, una cosa necessaria, indispensabile, è qualcosa che di cui non si può fare a meno. La parola essenziale viene da essenza. L'essenza era in origine un liquido che si traeva da un frutto, un fiore, una bacca, un qualche cosa, che si spremeva tanto da farne uscire la parte liquida per poi conservare una piccola parte, che era l'olio, che era quello che dava il profumo, appunto l'essenza. Attualmente l'estrazione dell'essenza avviene meccanicamente, o attraverso una centrifuga, oppure con uno shock termico si congela il liquido fino a che l'olio non affiora. Nei tempi passati l'essenza profumata veniva estratta con un metodo che era il tempo. Semplicemente si spremeva il frutto, il fiore, la bacca e se ne traeva un liquido e si lasciava riposare per quanto? Per tutto il tempo che ci voleva affinché il profumo, l'essenza affiorasse e poi si prendeva. Essenza viene dalla parola essere, ciò che è, ciò che del frutto, del fiore, quella bacca è la parte importante, quella che dà carattere alla pianta. Un Natale essenziale significa cogliere del Natale le cose che sono essenziali, la parte che è l'essere, ciò che è la parte estratta e concentrata, ciò che davvero è importante per noi, per le nostre famiglie e per il mondo per il quale Gesù è disceso in terra e che ricordiamo. Non so se avete mai sentito queste due parole, minimalismo e essenzialismo. Sono due correnti filosofiche, non voglio farvi una lezione di filosofia, però sappiate che il minimalismo è una filosofia che parte proprio da minimo, che dice che nella vita, nell'arte, nella musica, meno è meglio. L'essenzialismo invece dice che tra tutte le cose che ci sono, devo cercare il meglio. Il minimalismo dice che un panettone a Natale è meglio. L'essenzialismo dice che il miglior panettone a Natale è meglio.
C'è un episodio nel Vangelo di Luca dove Gesù stesso ci sprona ad essere essenzialisti piuttosto che minimalisti, ricercando nelle nostre vite ciò che è meglio. È un passo di Luca al capitolo 10, dal versetto 38 al 42. Dice così: «E mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa nelle sue faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le disse: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, essenziale. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta». Ora, avete sentito molte volte predicare anche da me, probabilmente, questo passo, sottolineando i caratteri di Marta e Maria, dove Marta è l'iperattiva e Maria è la contemplativa. Per cui Marta è quella che fa tutte quante le cose, Marta è quella che è intenta a fare tutte le cose della vita, e Maria è invece quella che si ferma per ascoltare Gesù. Mi dai la prossima, Matteo? Questo meraviglioso dipinto del 1600 di Jan Vermeer, che è conservato alla National Scottish Gallery, che mi piacerebbe tanto vedere prima o poi, mostra come ci immaginiamo la scena, vero? Gesù comodamente seduto su una bella poltrona, Marta che zompetta qua e là a fare tutte quante le cose che c'è da fare, e la Maria che è seduta su uno sgabellino vicino. Il dipinto è bellissimo, ma non c'entra niente con la scena che era all'epoca, non c'entra niente con quello che succedeva, e non c'entra niente nemmeno con quello che Luca vuole dire quando dice quelle parole. Ora, dovete sapere che al tempo di Gesù, nelle case degli ebrei, soprattutto se erano del popolo, come Maria e Marta erano del popolo, i mobili non c'erano, non c'era praticamente niente. Le persone si mettevano sedute per terra su degli stuini con le gambe incrociate, e non c'erano né poltrone né sgabelli e manco i tavoli, per cui la figura non è quella. Ma soprattutto la frase «seduta ai piedi di Gesù», ai tempi di Gesù, non significava che era seduta ai piedi, perché normalmente i piedi non è che erano la parte più pulita della persona. Difatti vi ricordate che Gesù lavò i piedi, perché per strada era sporco, perché le deiezioni umane, non sto a specificare quale, venivano buttate in strada, per cui i piedi non erano molto profumati, per cui le persone non stavano ai piedi di un'altra. Difatti Gesù pure dice: quando lava i piedi dovete imparare a lavare i piedi l'uno dell'altro, a essere vicino alle cose sporche dell'altro. Seduti ai piedi di Gesù significava una cosa molto differente, perché significava qualche cosa di realmente unico, ovvero significava essere un seguace, un discepolo o una discepola di Gesù in quel momento. E era unico per Maria, era una cosa unica. Perché dico questo? Perché bisogna capire la posizione delle donne all'epoca in Israele, in Giudea. Ora, ai nostri tempi diamo alcune cose per scontate, no? Per cui non ci passiamo sopra. Per esempio, il diritto al voto, no? Delle donne, scontato. Quando è stato istituito, vediamo un po' di storia, quando le donne hanno avuto il diritto di voto in Italia? Nel 46, brava, nel 46. Sapete che il Presidente della Repubblica in Italia adesso non può essere una donna, nel 2021. Diamo per scontate alcune cose, ma altre cose non sono scontate. Soltanto 75 anni fa, e non c'era soltanto il fatto che non c'era parità di voto e non voto, ma non c'era nemmeno parità di stipendio, non c'erano tante altre parità che ancora aspettiamo. In Germania le donne poterono cominciare a votare nel 1919, in Gran Bretagna nel 28, negli Stati Uniti nel 29. In Svizzera le donne hanno avuto il diritto di voto, lo sapete quando?
C'è mia moglie che ride là dietro. Me lo dici quando, Janet? Nel 1973. Ai tempi di Gesù, la posizione dei rabbini per quanto riguardava le donne era anche peggio, e la possibilità per loro di diventare dei discepoli era praticamente impossibile. Il concetto era sintetizzato in questo, quello che dicevano i rabbini: meglio che la legge venga bruciata, meglio che la legge venga bruciata, la parola di Dio venga bruciata, piuttosto che essere insegnata ad una donna. Vi immaginate cosa significava per Maria essere una discepola di Gesù? Marta e Maria avevano compreso l'enorme privilegio di poter essere discepole di Gesù. So cosa ti viene in mente adesso. Marco, va bene, Maria che sta ferma e ascolta Gesù è una discepola, ma Marta? Marta, lei è quella distratta, quella che non si cura di Gesù, quella che pensa a tutte quante le cose intorno e non ascolta le parole di Gesù. Allora, vedete, nella Bibbia ci sono due affermazioni di fede assoluta, fatte da discepoli. La prima è famosa, mi dai la prossima, Matteo? Questa è famosa, è quella su cui si dice che è stata fondata la Chiesa Cattolica, ma non voleva dire quello. Matteo 16, ed egli disse, Pietro che sta parlando, ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù risponderà a Pietro su questa pietra, che era intesa come segno, limite, confine, ovvero sul fatto delle persone che mi hanno riconosciuto come il figlio del Dio vivente, su questo limite io costruirò la mia ecclesia, ovvero il gruppo di persone ecclego, chiamate fuori, su questo voleva dire. E questa è famosa, ma ce n'è un'altra che è meno famosa, temo perché è stata detta da una donna. Matteo? Giovanni 11, 27, ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio del Dio, che doveva venire nel mondo. Sapete chi l'ha detto? L'ha detto Marta. È stata Marta, l'ha affaccendata Marta, l'ha distratta Marta. Marta, per le donne credenti, è quello che Pietro è per gli uomini credenti. Un esempio di cosa dovrebbe essere, di cosa deve essere una vera discepola di Gesù. Allora che cosa è successo a Marta? Una che fa un'affermazione del genere e poi dice: ma scusa, perché non mi dà una mano mia moglie, mia sorella? Come una donna che confessa pubblicamente Gesù davanti a tutti quanti, pensare che ascoltare le parole di Gesù, che aveva detto: se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli, è un di più, è una cosa da fannullone, e che ci siano cose più importanti da fare. Cosa è successo? Semplice. Marta era distratta. Marta era distratta. Ora, vi prego di non condannare la povera Marta, perché si è distratta. Pensate un attimo, se oggi, quando uscite da qua, qualcuno vi passa e vi dice: guarda, oggi verrà il Presidente della Repubblica a casa tua perché vuole parlare proprio con te. Cosa gli prepareresti per pranzo? Io non penso che andreste a casa, tirereste fuori le solite Kraft dal frigorifero, un pacchetto di cracker, una bottiglia d'acqua e vi mettereste lì a aspettare per pranzo. Non penso che fareste così. Penso che uscireste da qua, andreste a cercare una rosticceria, una macelleria aperta, comprare un tacchino enorme o un pollo enorme con le patate, andreste alla pasta all'uovo per prendere gli agnolotti, quelli grossi così, e andreste da Stefanoni qui a Monteviascone a prendere lo spumante più costoso che c'ha, e stareste a casa, voi a cucinare, poi dire agli altri: guardate, pensate voi al Presidente della Repubblica. Sarebbe bene? Non sarebbe bene, perché il Presidente della Repubblica è venuto a parlare con te. Stareste facendo delle cose cattive? No! Ma perdereste il motivo principale del fatto che il Presidente della Repubblica vuole parlare con te. La cosa principale.
Marta sa di avere in casa ben più del Presidente della Repubblica, enormemente più del Presidente della Repubblica. Lei stessa ha detto che era il figlio di Dio, colui che doveva venire. Sarà un argomento sufficiente per farla distrarre, fargli fare altre cose. Cosa le dice Gesù? Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose. Ora, io mi sono fatto una domanda. Con che voce avrà detto queste due Marta? Sarà stato un oh Marta, come per dire io non so proprio cosa posso più fare di te. Oppure un oh Marta, Marta, come per dire birichina, birichina, sei sempre lì a parlare così. Io propongo per una terza ipotesi. Io immagino Gesù che abbia preso le mani di Marta, che stava facendo le cose, l'abbia guardata vista negli occhi e abbia detto Marta, Marta, come per dire Marta, ascoltami, ascoltami, poni attenzione a quello che dirò. Perché affermo questo? Perché quello che viene dopo ha tutto a che fare, ha tutto a che fare con un insegnamento piuttosto che con un rimprovero. E alla prossima. Gesù sta chiedendo a Marta la massima attenzione perché sta per dargli un insegnamento che può cambiarle la vita. Ma una sola cosa è necessaria. L'insegnamento che vuole dare Gesù a Marta e a me e a te è che buoni discepoli possono essere distratti da buone cose. Buoni discepoli e buone discepole possono essere distratte da buone cose. Gesù amava Marta e Marta amava Gesù. Ciò che stava facendo in quel momento era per Gesù, ma Maria anche stava facendo qualche cosa per Gesù. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà mai tolta. Gesù stava dicendo a Marta, vedi, vedi Marta, ci sono molte cose buone che tu puoi fare per me. Ma solo una tra queste è quella essenziale. Maria ha scelto quella che in questo momento è essenziale, ascoltare i miei insegnamenti. Sapete cosa farà Gesù nel Vangelo di Luca dopo questo versetto, dopo questi, questo brano e questo episodio? Insegnerà il Padre Nostro. Ora probabilmente, sicuramente non è stato nello stesso momento, perché c'è uno spazio temporale tra le due scene nella Bibbia, però è importante, c'è da notare che nella Bibbia c'è l'episodio dove dice è importante ascoltare me e l'episodio dopo è il Padre Nostro. Ci sarà un collegamento? Penso di sì. Gesù non è un minimalista, non è uno che dice meno fai meglio è, fai soltanto quello che ti dico io e tutto il resto lascia perdere, ma un essenzialista ti dice scegli tra le altre, tra le tante cose da fare, quelle che sono essenziali. Qualcuno si sta chiedendo ma che c'entra tutto questo con l'Avvento e col Natale? Abbiamo detto che all'inizio che anche questo Natale sarà un Natale un po' dimesso, in forma ridotta a causa del Covid, ma rimane comunque pieno di cose da fare, addobbi da mettere, regali da fare, persone da visitare, menù da decidere, eccetera. Abbiamo detto che buoni discepoli possono essere distratti da buone cose. Ora, io vi passo un foglietto, non so se c'è per tutti, me li distribuisci? Tanto è un foglietto bianco che dovete portare a casa. Anche se non, se non ci sono per tutti, a casa sicuramente ci avete un foglietto bianco. Non voglio che li scrivete adesso, ma voglio che li scrivete a casa. E voglio che voi scrivete le cose che rendono il Natale divertente, speciale e significativo per voi. E questo vale anche per voi due. Capito? Voi due dovete fare la stessa cosa, dovete scrivere le cose a casa che sono divertenti, significativi e importanti del Natale. Ok Luigi? Come? Sì. Questo è il mio. Capito Giovanni e Luigi? Scrivere le cose divertenti, speciali e significative del Natale. Ok? Poi li date a mamma.
Sono sicuro che la tua lista, io adesso se mi metto in mente, già la lista ci saranno una decina di cose importanti e significative per il Natale. Per me è essenziale, per esempio, per entrare nello spirito del Natale, il giorno dell'8 dicembre, che è il giorno in cui noi addobbiamo la casa come famiglia. E lo facciamo sempre insieme, ovviamente ormai per tradizione, con le note di Michael Bublé. Ma come dicevo, so che anche oltre a quelle devo cercare altre cose che siano essenziali, non soltanto l'addobbare la casa. In questo avvento vorrei suggerirvi 4 stelle da mettere nella lista, ne vedremo uno per ogni domenica di stella, legate alle cose che sono importanti della Natività. Sono realmente importanti perché ci aiutano a capire che cosa sta succedendo, dove stiamo realmente andando, e servono ad alimentare la nostra speranza, la candela che abbiamo acceso oggi. Oggi abbiamo acceso la candela della speranza, piccolo deviazione. Siamo qui da 2 anni dall'inizio della pandemia e questo è il secondo Natale vissuto all'interno della pandemia. Abbiamo aspettato, sperato che potesse magari essere soltanto un brutto sogno e risvegliarci e tutto tornasse a posto come prima. Così non è stato e promette di non essere così ancora per molto tempo. Dove riponiamo la speranza a Natale? La riponiamo nella scienza medica? Giusto, legittimo. Nei nostri governanti? Ce li abbiamo, per forza. Nella capacità umana di autoimmunizzarsi? Può succedere, la famosa immunità di gregge. La candela che accendiamo? L'accendiamo così non tanto per dire e per abbellire la nostra corona dell'avvento, ma perché l'accendiamo? Perché è legata a una promessa precisa. Isaia 7,14. Perciò il Signore stesso vi darà un segno: ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Dio con noi, Dio con noi. Se chi ti ha creato, se il creatore di tutto quanto, adesso è qui, se chi ha progettato tutto, da te all'animaletto bastardo che ci sta tormentando, allora dov'è che riponi la speranza? Nel progettista o nel progetto? A una fialetta, a un politico, alla biologia, oppure a chi quel progetto governa? Ok, torniamo al nostro tema delle stelle. Ma che cos'è essenziale a Natale? E alla prossima mattina. L'adorazione è essenziale. E c'è un versetto di Matteo 2 che ci introduce a un racconto, a dei personaggi biblici. Vedete che abbiamo questo piccolo grotta, stalla, che man mano durante queste 4 settimane si popolerà di personaggi. Il versetto di Matteo 2, da 1 a 2: dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Nel racconto biblico i magi o sapienti partivano da lontano in risposta a un segno. Abbiamo detto più volte, non sappiamo che cos'era, sicuramente non era una cometa, una stella è difficile, forse una congiunzione di 2 astri, non sappiamo, una cosa che era spuntata. Dio può fare qualsiasi cosa, per cui potrebbe essere proprio una luce che è spuntata in quel momento e poi è scomparsa, ok? Ma era una luce nel buio che indicava la venuta di un re. E i magi, i sapienti, si sono mossi rispondendo a quel segno perché sapevano che erano andati ad adorare un Dio che era nato. Ecco che cos'è l'adorazione. Ecco che cos'è. Non è quello che viene prima della predicazione. Dice, vabbè, andiamo in chiesa, prima c'è l'adorazione e poi c'è la predicazione, no? E non è nemmeno uno stato mentale in cui uno cade in essa e dice: ah, sto in adorazione. No, no, non è nemmeno quello che io nutro per la mia Lazio, che oggi gioca col Napoli e ha giocato con la Juventus. Vabbè. Okay. Ma è focalizzarsi su Dio,
L'adorazione è focalizzarsi su Dio, su cosa ha fatto per noi, e in virtù di questo scegliere, rispondere con un'azione. Cosa fa questo tipo di adorazione? Impedisce a un buon discepolo e a una buona discepola di essere distratti. Abbiamo visto con Marta che buoni discepoli possono essere distratti da buone cose, ma quando questo accade non è una cosa buona. E dalla prossima, Matteo. Luca 10:41. Ma il Signore disse: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, essenziale. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Il mio desiderio per te in questo Natale è che tu possa essere non distratto, non distratta, ma concentrata sulle cose essenziali del Natale, dove puoi concentrarti su una cosa essenziale per volta e quella andare a cercare nel Natale. Per aiutarti a fare questo ti posso dare due suggerimenti. La prima è: rileggi la storia del Natale a casa con la tua famiglia. Rileggila, magari a pranzo, a cena, non ti dico di leggere un capitolo intero, due versetti. La seconda è: abbiamo scelto una serie di piccoli studi che vi sono arrivati per WhatsApp, in gergo tecnico si chiamano devozionali. Da qui a Natale ogni giorno riceverai uno di quegli studi devozionali, che potranno essere o una cosa più lunga come quella di questa mattina, o soltanto leggi questo versetto. Per chi segue da casa, poi troveranno le note a questo video, troveranno le note di dove trovare, perché saranno sulle pagine Facebook, sulla pagina Instagram, sulla storia Instagram e sul sito. Prendile come spunto quotidiano per focalizzarsi su Dio, su chi è Lui, su cosa ha fatto, e per questo scegliere di adorarlo. L'adorazione può avvenire in qualsiasi maniera. Ci saranno momenti in cui volete pregare, momenti in cui volete inginocchiarvi, momenti in cui volete cantare, non importa. L'importante è che siate focalizzati su Dio e su quello che ha fatto. Come terza cosa, visto che Natale è un periodo di doni, pensa a quello che puoi donare agli altri. Penso che all'ingresso la foto della nostra bimba, vero? Sul tavolino. Ok, mettiamocela. La nostra bimba era la bimba di Maria. È una lezione a distanza che abbiamo fatto tramite Compassion. È l'ultimo dono che Maria, la nostra sorella in Cristo, ci ha fatto prima di voler volare al Padre a maggio di quest'anno. Ora la sua bimba è una nostra bimba. Durante questi quasi 20 anni della Chiesa, sia come Chiesa, sia individualmente noi come membri, abbiamo aiutato, abbiamo preso in adozione a distanza decine e decine di bambini, dando loro sostegno, fornendogli aiuto, fornendogli la capacità di capire chi era Dio nelle loro vite, portandoli fuori dalla povertà. Molti di questi bambini in questo momento sono dei professionisti che stanno studiando, altri sono all'interno dei centri Compassion perché hanno visto che differenza ha fatto nella loro vita. E vogliono dare la stessa differenza alle persone, ai bambini che stanno crescendo nei loro posti, che sono tutte nazioni poverissime. La bambina che abbiamo è di Haiti. Ho visto dire due terremoti nel giro di 5 anni, devastanti, povertà, colpi di Stato. Molti di loro sono adulti. Nel festeggiare il compleanno, quale dono farai? Farai un dono d'amore a questi bimbi? Forse ne prenderai uno anche te, magari se non ce l'hai. Mi dai la prossima, Matteo? Matteo 25, 35-40. Perché ebbi fame e mi diesse da mangiare, ebbi sete e mi diesse da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato
e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re risponderà loro: «In verità, vi dico che in quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me». Se questo Natale doni alla nostra bimba, o al bimbo che hai in adozione, o decidi di prendere un bimbo in adozione, un minimo fratello, come lo chiama Gesù, starai donando al re che viene. Conclusione. La nostra serie di messaggi si intitola «L'essenziale a Natale». Cosa è essenziale a Natale? La prima stella che ti chiedo di mettere in questo Natale sul tuo foglio, assieme a tutte le altre cose, perché non voglio toglierti la gioia, il divertimento, le cose importanti del tuo Natale, ma quell'essenziale è la stella dell'adorazione. L'adorazione è essenziale a Natale, il focalizzarsi su Dio è essenziale, su chi è Lui e su cosa ha fatto per noi, e in virtù di questo rispondere con un'azione d'amore. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore di essere disceso tanti anni fa per portarci speranza. Se tu che hai ascoltato oggi sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose insieme a me nel tuo cuore. Signore, io ti voglio adorare. Durante questo Natale non voglio essere distratto, non voglio essere distratta da tutte le altre cose. Farò anche quelle, ma voglio concentrarmi sull'adorare te. Voglio concentrarmi su chi tu sei e in virtù di chi tu sei agire in amore nel mondo. Ti prometto che rimarrò concentrata sull'adorazione, gestendo le altre cose come cose da fare, ma che non sono essenziali. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.